Benvenuti in Se tu sapessi, il podcast della Compagnia di Monsanto. Tanto tempo fa, in una vita lontana, lontana. A fine anni 40 la guerra ci aveva sicuramente portato via tanto, ma non la voglia di divertirsi. A Monsanto la domenica mattina andavamo tutti a messa, ma il momento tanto atteso da noi giovani veniva dopo. Ogni domenica pomeriggio, infatti, dopo i vespri, io, la Graziella e la Milena, le mie migliori amiche, andavamo a spasso dalla chiesa ai pallai, avanti e indietro, senza sosta, parlando di tutto e di più. Dietro a noi ragazze venivano i ragazzi, provenienti da tutti i paesini vicini, da Cedda a San Donato, da Poggibonsi a Castellina. E se uno di loro era interessato, ci fermava e ci chiedeva di poter parlare con lui. La stessa cosa accadeva quando tornavamo, naturalmente a piedi, dalle fiere di Poggibonsi, Castellina e San Donato. Il divertimento vero e proprio però iniziava in tempo di carnevale. Ogni anno, infatti, il sabato, in prossimità del carnevale, io, la Graziella e la Milena lo trascorrevamo per tradizione a San Donato, dalle nostre rispettive zie, la zia Verdiana e la zia Emilia. Per arrivarci percorrevamo la strada da Monsanto a San Donato a piedi, passando per Olena. Attraversare il borro era una gran fatica, ma la voglia di andare a divertirsi era così tanta che l'avremmo fatto anche per 200 volte. Nel fine settimana, infatti, andavamo a ballare al Circolo di San Donato, dove l'orchestra di Osvaldo e i Vecchi Diavoli, tutti naturalmente abitanti di San Donato, suonavano le più belle canzoni dei nostri tempi. Si ballava di tutto, dal valzer alla mazurka, dal tango alla polka. Sedute ai bordi di una grande sala, noi ragazze attendevamo che qualche giovanotto si avvicinasse per invitarci. E quando uno dei ragazzi si alzava e ci chiedeva di ballare, noi decidevamo se accettare o no la sua offerta. Beh, in realtà eravamo tutti così amici che difficilmente qualcuno si rifiutava di ballare. A un certo punto arrivava il momento della quadriglia. Uno di noi si metteva al centro, facendo da guida, e tutti gli altri seguivano le sue mosse. Dopo era obbligo prendere da bere, bevuta che naturalmente il ragazzo doveva offrire alla dama. Ballare è sempre stata una mia passione ed ero anche molto brava. Dopo un paio d'anni che andavamo a ballare a San Donato, lo stesso Osvaldo, dopo un po' che suonava, scendeva dal palco e veniva a ballare con me. Si danzava per tutta la sera fino all'una, alle due di notte, e poi ci si faceva riaccompagnare a casa. Si rideva a crepapelle e ci si divertiva veramente tanto. Il 15 d'agosto, poi, in occasione della fiera di Cocomero a San Rocco, dopo la messa pomeridiana, andavamo in massa a ballare nell'aia del party, al Pianamici. I musicisti per l'occasione erano Nedo, che suonava la fisarmonica, e il Nicciolo di Chiave all'organino. Si stava tutta la sera a cantare e ballare. Veniva gente da tutti i paesi vicini. Era un evento imperdibile. Una domenica pomeriggio. Tra il 1948 e il 1950 iniziai a frequentare un gruppo di giovani ragazze: Luisa, Emilia, Grazia, Anna, Silvana, Franca, Edda, Lola, Elsa, Ada e Rita. Ogni domenica pomeriggio ci ritrovavamo e trascorrevamo la giornata con splendide passeggiate o deliziose merende a San Bastiano, che poi fu trasformato in un campo sportivo. A partire dal 1950 divenni delegata dell'Azione Cattolica per le giovani ragazze del mio paese. Fu allora che il nostro gruppo si allargò. Entrarono a farvi parte infatti un gruppo di vivaci bambine di Monsanto: Marina, Adriana, Loredana, Anna, Giuliana, Milena, Luciana, Carla, Elena. Anno dopo anno, con l'ingresso delle bimbe più piccole, il nostro gruppo andava sempre aumentando. Dopo i vespri, i maschietti, guidati da Renzo, andavano a giocare a calcio a San Bastiano, mentre io riunivo tutte le bimbe e cercavo di farle divertire organizzando giochi sempre diversi. Oltre ai classici girotondi come Rosa Rosella, la Rosa è fiorita, la Bella Camilla, o Mastro Ciliegia insegnava alle sue scolare, mi ingegnavo nell'architettare giochi innovativi. Sicuramente il più gettonato era il gioco del matrimonio. Era un gioco tipicamente primaverile. Ogni domenica sceglievamo una sposa e uno sposo e tutte insieme confezionavamo loro dei bellissimi e originali abiti nuziali. I maggiori sforzi erano tutti concentrati nella realizzazione del velo della sposa.
mandavo le bambine nei campi a raccogliere le margherite e il velucchio. Che cos'era il velucchio ve lo spiego tra un attimo. Prima infilavamo tutte le margherite in modo da formare una lunga collana. Univamo i due capi e creavamo una meravigliosa coroncina per la testa. A questa corona attaccavamo poi tutto il velucchio, ovvero dei lunghi fili d'erba che opportunatamente annodati e lavorati formavano il velo. In primavera inoltrata c'era così tanto velucchio che riuscivamo a fare anche lo strascico. Era una soddisfazione vedere i nostri sposini perfettamente travestiti. Giungeva poi il momento di festeggiare il matrimonio ed era allora che iniziava il vero divertimento. Ad una festa nuziale che si rispetti non possono mancare i canti. E allora iniziavamo a cantare a squarciagola. Che belle vacanze, andiamo festose nei prati a giocare. Noi siamo tutte gioia e speranze, noi siamo tutto amore, per questo cantiamo, amiamo e preghiamo. Speriamo e cantiamo, portiamo gioia ed amor, e tutto questo ci viene dal cuore. A fine giornata, la felicità che scorgevo nelle facce delle bambine mi riempiva il cuore di gioia. Era il ringraziamento più grande che potessero farmi. Mi sono trasferita a Monsanto subito dopo sposata, nel 1958. Mio marito era fattore nel castello della Paneretta, perciò abitavo all'interno della fattoria. Noi abitavamo al secondo piano, mentre al piano inferiore viveva il 39 con sua moglie. All'interno della fattoria abitavano poi la famiglia della Milena, quella della Gina e della Primetta. La cosa bella di quei tempi era che l'accesso alla fattoria e al prato antistante era aperto a tutti. Era il punto di aggregazione degli abitanti di Monsanto. Anche coloro che abitavano nelle palazzine limitrofe trascorrevano le giornate nel castello, come la famiglia Pucci o la signorina Anna e suo fratello Giorgio, due tipi davvero unici nel loro genere. Con l'arrivo dell'estate, la Paneretta si riempiva di facce nuove, villeggianti che soprattutto da Firenze venivano in campagna per trascorrere le vacanze. Tra i fedelissimi, la famiglia Cocchi, la Susetta e l'Enrica, parenti del Sollisandro, che risiedevano dalla signorina Anna. Tutte le sere noi donne ci riunivamo a chiacchierare nel prato di fattoria, mentre gli uomini trascorrevano la giornata giocando a palle. Il pallaio, che allora si trovava sotto il muro del castello, solo negli anni 70 fu spostato dietro la chiesa. Durante il giorno, spesso, noi donne ci trovavamo a lavorare nella casa della Milena, dove ci venivano fatti i fiaschi per il vino. Quella stalla, tra chiacchiere e spettegolezzi, si trasformava in un vero e proprio salotto. Mancava solo che qualcuno ci servisse del tè. Uno dei momenti trascorsi in fattoria che ricordo con maggior affetto è legato al periodo pasquale. Tra noi abitanti nei pressi del castello c'era l'usanza di ritrovarsi tutti insieme per preparare i dolci di Pasqua. In fattoria avevo un forno immenso di 15 metri per 6. Le vedevo arrivare cariche di ciottoli e mestoli per preparare i dolci migliori. Era una vera e propria gara all'ultimo mestolo. Figurati se non c'erano delle polemiche. A chi veniva male, a chi veniva bene, era un divertimento. Tra i dolci più gettonati c'erano schiacciate e naturalmente le paste a colpo, dette anche paste rozze, ovvero paste fatte con yogurt o latte per inzuppare. Il castello della Paneretta era un polo d'attrazione per tutto il popolo, come non ricordare i magnifici pranzi e le grandi feste fatte sul prato di fattoria. Una festa da ricordare è il gran pranzo fatto in occasione della costruzione dell'acquedotto a Monsanto. Era intorno alla metà degli anni 60. Parteciparono al banchetto circa 50 persone. Cuoca d'eccellenza era la Liliana, che preparò nel forno di fattoria un delizioso arrosto. Nel Ferragosto del 75 fu organizzato invece da alcuni villeggianti fiorentini un meraviglioso ballo nell'aia del castello. Tutto il prato era addobbato con stupende rifricolone. Fu un vero spettacolo. C'era la musica e tutti che ballavano.
Dopo andammo tutti insieme a cena da Bazzetta e si mangiò uno squisito baccalà in umido. Tutte le volte che ci ripenso, mi tornano alla mente ricordi di serenità e divertimento. Negli anni 50, in mancanza del telefono e dei sistemi assistenziali pubblici, quando qualcuno aveva un malore, impugnavamo le nostre biciclette e raggiungevamo il medico più vicino. L'addetto alla cura degli abitanti di Monsanto era il dottor Corradino, bravissimo professionista di origini napoletane, residente a San Donato. Se c'era bisogno di una sua immediata consulenza, sfrecciavamo quindi verso la sua abitazione, sperando di trovarlo. Se non era presente in casa, infatti, dovevamo lasciare la chiamata a sua moglie, la quale lo avrebbe avvisato nel momento in cui lui fosse rientrato. Se invece riuscivamo a beccarlo in casa, allora gli spiegavamo a grandi linee il problema e immediatamente partiva di gran carriera con la sua motocicletta, poi sostituita da una giardinetta. A quel tempo il dottore veniva pagato, se chiamato direttamente, con circa 1000 lire. Si diceva che gli si pagava il viaggio. Se però il medico veniva fermato mentre passava per la strada nei pressi della casa di un malato, allora la retribuzione era inferiore. Accadeva spesso quindi che noi bambini fossimo mandati in appostamento lungo la strada per fermare il dottore e segnalargli la necessità di una sua visita in una determinata abitazione. Dopo aver visitato il malato, per il quale era stato appositamente chiamato, il dottore faceva il giro di coloro che lo avevano bloccato lungo la strada. Noi bambini degli anni 50 andavamo a scuola al Palloni. Ogni mattina dopo colazione, che in inverno era a base di pappa al pomodoro o di minestra di pane riscaldata e in primavera a base di pane intinto, uscivo di casa intorno alle 7, con una cartella di fibra tra le mani, un paio di pantaloncini corti e una giacchettina, in qualsiasi stagione dell'anno. Io ero quello che abitava più lontano di tutti, perciò di solito mi incamminavo tutto solo. Pian piano gli altri compagni di scuola si univano a me. Alle cantine attendevo Graziano e la Rosanna. Al Bossolo si aggiungevano altri bambini che venivano dal Poggiolo e da Marciano. La carovana di ragazzi proseguiva per tutta Monsanto. L'inizio delle lezioni era fissato per le 8:30. Tutti i giorni, entrati in classe, trovavamo ad attenderci la maestra Teresa. Era una donna carismatica e un'insegnante bravissima. Riusciva contemporaneamente ad insegnare a bambini di età diverse, portandoli tutti allo stesso livello di conoscenza e di cultura. La nostra, infatti, era una pluriclasse. Tutti gli studenti, dalla prima alla quinta, erano raccolti all'interno di un'unica classe. Perciò era molto difficile portare avanti diversi programmi scolastici contemporaneamente per una singola maestra. È grazie a lei, però, se Monsanto può godere di una popolazione di persone ricche di cultura. Per i tempi che erano, ricevemmo un'educazione di molto superiore alla media. I più piccini si sedevano in piccoli banchetti e i più grandi nei classici banchi di legno apribili, dotati di foro per il calamaio. Alle 12:30 le lezioni finivano e la carovana di bambini ripartiva ripercorrendo la strada alla rovescia. Prima delle 14 non c'era verso di rincasare. I miei genitori lavoravano nei campi e quindi più delle volte al mio rientro non trovavo nessuno. La mamma mi lasciava qualche fetta di pane con una salsiccia, del salame o qualche acciuga. Dopo mangiato andavo nel bosco con i maiali. Fattosi buio, riportavo le bestie nella stalla e mentre la mamma preparava la cena, facevo i compiti alla luce di un lume a petrolio. Quando non riuscivo a finirli, prendevo un lume a olio e mi sedevo nel canto del fuoco a leggere e a scrivere. Amavo studiare ed ero anche molto bravo, ma a quei tempi soltanto pochi avevano la possibilità di continuare dopo le elementari. Negli anni 50 la vita dei bambini non era comoda come quella dei giovani di oggi. Anche il solo fatto di andare a scuola comportava uno sforzo notevole. Tutte le mattine percorrevamo a piedi 4 chilometri ad andare ed altrettanti a tornare. E al ritorno da scuola dovevamo subito filare nei campi ad aiutare i nostri genitori. Ma tutto ciò non ci impediva di imparare. Chi amava studiare lo faceva lo stesso.
e anche se pochi potevano continuare, una cosa era certa: la maggior parte di noi, bimbi di 10 anni, capiva quanto era bello e importante conoscere e sapere. Eravamo tutti consapevoli che nella nostra vita sarebbe stato fondamentale continuare ad imparare anche fuori dai banchi scolastici. Cosa sarebbe stato Monsanto senza le mitiche intramontabili gite? Non c'era estate che non si rispettasse senza un viaggio organizzato magistralmente da Don Ugo. Dalle Alpi all'Appennino, dal Tirreno all'Adriatico, non c'era luogo in cui la popolazione della Paneretta non si avventurasse. Con un bus scarrettato, un vestito nuovo di pacca e tanta voglia di divertirsi, partivano alla volta di luoghi meravigliosi e sconosciuti. Ogni gita ha segnato in modo indelebile ognuno dei suoi partecipanti. Ecco una serie di ricordi, di sprazzi di esperienze vissute durante le trasferte di Monsanto in tour. La gita sulle Dolomiti. Come ogni anno, partimmo in gruppo per la gita lunga. Meta, le Dolomiti. Naturalmente, essendo estate a Monsanto, era un caldo pazzesco, quindi ragionevolmente tutti noi partimmo con i nostri abiti estivi. Molti si erano anche comprati vestiti nuovi. A quel tempo c'era l'usanza di andare in gita con gli abiti migliori, quelli per i grandi eventi. Ed eccoci, arrivare sulle Alpi direttamente da Monsanto con sandalini, vestiti floreali di cotone, camicie a mezze maniche, i bambi con un favoloso cappello di paglia. Eravamo impeccabili, tutti vestiti in perfetto stile estivo. Peccato che nessuno di noi fosse stato a conoscenza del fatto che sul Pordoi era appena nevicato e oltre alla neve ad accoglierci c'era un freddo terribile. La gita in Sicilia. Una delle gite più divertenti che io ricordi è sicuramente la gita in Sicilia, organizzata da Don Fallaci. Eravamo una comitiva di circa 50 persone, composta sia dai fedelissimi viaggiatori di Monsanto, io, Ledda, Lalina, Cencio di Chiave, Dario di Lallo, detto Tricche, sia da molte altre persone provenienti dai paesini limitrofi, che ormai erano diventati immancabili protagonisti delle gite della Paneretta. Tutti guidati magistralmente dal capo spedizione, Don Ugo, affiancato dal nostro autista di fiducia, Renato Bartarelli, alla guida, come da tradizione, di una sita terribilmente mal ridotta. Partimmo quindi da Monsanto senza sapere ciò che ci stava aspettando. Il bus non solo si ruppe una serie innumerevole di volte, ma si fermò anche nei luoghi più imbarazzanti. Riuscimmo a raggiungere la Sicilia, ma una volta entrati nel centro di Taormina, il motore del bus decise di fare sciopero. Bartarello tentò in tutti i modi di rimetterlo in moto, ma non riuscendo a risolvere la situazione, concluse i suoi vani tentativi con una grande perla di saggezza. Ragazzi, questo bus è via come ciuchi, e se un vuole andare, è un va. Risultato? Ci toccò scendere e tutti giù a spingere per cercare di raggiungere il meccanico più vicino. Uomini, donne, vecchi, bambini, preti, ate, tutti a pintare, tutti sudati. Ma quanto si rise! C'era una donna di Poggi Bonzi, detta la Fuffa, che da quanto era impegnata a spingere, non si era accorta che il vestito le era salito fino a metà busto ed era rimasta in mutande. Non ti dico i commenti di prete. Riaccomodata la sita, proseguimmo il nostro tour per la Sicilia, ma naturalmente non potevamo non farci riconoscere. Per un paio di notti ci fermammo a dormire in un meraviglioso, lussuosissimo hotel. Era uno di quegli alberghi tutti sofisticati, con una sala da pranzo stupenda. Venivamo serviti da camerieri elegantissimi e i menù del giorno erano ricchi di cibi raffinati e particolari. Noi non eravamo abituati a tanto sfarzo e nemmeno alle pietanze raffinate. I nostri palati si confacevano di più a piatti semplici. A gamberetta e caviale preferivamo pane fresco e salame, per intendersi. E fu così che la prima sera i Tricche, non riuscendo a trovare niente di suo gradimento, si fece portare un semplicissimo uovo sodo. E fino a qui niente di male. Il problema sorse nel momento in cui prese la saliera, versò il sale sul tavolo e fece un gustosissimo pinsimonio sulla tovaglia dell'hotel. I camerieri erano esterrefatti. Prova a immaginarti le loro facce. Hai ascoltato Tanto tempo fa, in una vita lontana lontana. Narrato da Carolina Sardelli, Irene Gonnelli, Sidonia Fontani, Elisabetta Messini,
Stefano Secci, Francesco Fontani, Laura Lazzarini e Paolo Lazzarini. Il progetto Se tu sapessi è stato realizzato grazie al contributo della Fondazione Chianti Banca. La compagnia di Monsanto ti ringrazia per l'ascolto.